La BCC a Russi ha festeggiato 120 anni. Venne fondata il 19 settembre 1898. Allora era la prima cassa rurale e venne creata da 16 soci fondatori, di cui 12 sacerdoti. Col tempo, nel corso di tre differenti secoli, arrivarono le fusioni di 13 piccoli istituti finanziari a dare vita alla banca odierna. Il 120° anniversario è stato festeggiato dalla BCC in compagnia di soci e clienti nel corso della fiera di Saint-Doulour, durante la quale sono stati premiati il socio più anziano e il socio più giovane del piccolo comune Ravennate. Pur diventando grandi, no, più grandi diciamo, perché la nostra è diventata la somma di 13 casse rurali che negli anni si sono unite sul territorio, poi prima Ravenne, poi Imola, poi Forlì, no, quindi è diventata un'area abbastanza ampia, però resta comunque le caratteristiche, quella di soci, di lavorare solo dove abbiamo le filiali, quindi non è che possiamo andare in giro per l'Italia, dobbiamo lavorare solo dove abbiamo le filiali, dove c'è, diciamo, dove c'è il nostro territorio, e quindi quella caratteristica di cassa rurale di allora in qualche modo è rimasta, si è ingrandita, si è, diciamo, specializzata, ecco, quello, però la caratteristica di fondo è rimasta, questo è la, diciamo, l'aspetto della cooperativa di credito. Non abbiamo dei grandi azionisti, perché noi abbiamo dei soci con 500 euro, con 1000 euro, no? Quindi il nostro, però anche con queste piccole cifre abbiamo messo assieme più di 30 milioni di capitale sociale, che è la forza che ci permette di garantire chi presta i soldi, chi porta i soldi in questa cooperativa. Il cliente tipo è il socio della cooperativa, è il cliente principale, il cliente più importante, è quello per cui la banca esiste, è la banca di credito cooperativo. Chiaro che in questi 120 anni sono cambiate le cose, quindi sono cambiate le esigenze di quel socio cliente. 120 anni fa era soltanto l'accesso ai servizi bancari che gli era negato dal canale bancario tradizionale. Oggi c'è stata un'evoluzione nella capacità di offrire ai soci servizi, ma attenzione, soprattutto attenzione in una società che nel tempo è evoluta dal punto di vista del tecnologico, entrata in digitale, ma sicuramente pecca dal punto di vista dell'attenzione al singolo, alle esigenze del singolo, ai bisogni del singolo. Questo in 120 anni è rimasto l'obiettivo principale della banca di credito. Poi i servizi sono quelli di a livello di alta tecnologia che ogni istituto bancario offre. Quello che cerchiamo di differenziare, quindi abbiamo sicuramente possibilità di accesso in telematico, digitale, servizi anche di e-commerce per i nostri clienti. Quello che è importante però è cercare di modulare questa offerta secondo delle esigenze, avere attenzione se il nostro cliente socio ha la capacità di utilizzarli e se non ce l'ha, aiutarlo e cercare di trovare il servizio più adatto alle sue esigenze. La festa per il 120° anniversario della BCC a Russi, rallegrata dalla musica della banda della città gemellata di Böfingen, ha rappresentato anche un importante momento per la comunità. La banca ha infatti donato all'Istituto Baccherini i fondi necessari per l'acquisto di una lavagna multimediale LIM. Questi sono soldi che andranno a implementare materiale che noi compreremo, mettendo altri soldi naturalmente, per realizzare un progetto sulla scuola secondaria. Stiamo pensando di attivare un'altra classe 2.0, che significa sostanzialmente fare didattica attraverso strumentazione multimediale, quindi LIM, proiettori per la LIM, e dotare tutti gli alunni di una classe di un tablet, quindi molte delle attività che si faranno e molti degli apprendimenti saranno proprio veicolati da questa strumentazione. Russi è stata una delle prime casse rurali della nostra provincia e si unì già con altre casse rurali per fare la banca della provincia di Ravenna, poi con Faenza, poi con Imola e adesso anche con Forlì. Questo significa avere una maggiore forza nelle nostre comunità, perché fare banca insieme in questo modo veramente significa essere al servizio della comunità. Non dimentichiamo che la nostra banca è ancora una di quelle che poi distribuisce e restituisce al territorio in beneficenza tantissime risorse che sono utili.
utili per tutte quante le nostre piccole comunità. Siamo nella comunità, io vivo in questa comunità e quando sono a contatto con le persone, con la gente, la più bella cosa è quando ti salutano volentieri. 120 anni che la dicono lunga, no? Su quanto sia radicata su questo territorio, e la dicono lunga sul sostegno dal punto di vista sociale e culturale che ha dato, ed economico che ha dato al nostro territorio. Questa ultima donazione che viene fatta alla scuola è una delle tante che ogni anno si ripete, quindi è sicuramente un soggetto particolarmente importante per tutta una serie di iniziative della comunità. Devo dire che in questa fase qui Russi sta vivendo una situazione di netta ripresa. Dopo il periodo di crisi degli ultimi anni, direi che oggi l'economia sta andando decisamente bene in vari settori, nel metalmeccanico, nell'agroalimentare, nell'industria di trasformazione, quindi una situazione, no, che è decisamente migliorata rispetto a qualche anno fa, e sicuramente il sostegno delle banche sul territorio alle nostre aziende nei momenti di crisi ha favorito anche questa ripresa.